cari amici, ben ritrovati per condividere in famiglia il pane della domenica. Ego clamavi, quoniam exaudisti me, Deus. Inclina aurem tuam et exaudi verba mea. Custodi me, Domine, ut pupilla moculi. Sub umbra alarum tuarum, protege me. Apriamo il nostro cuore e la nostra mente all'intelligenza delle Scritture. Stiamo andando verso la fine dell'anno liturgico. Uno dei tributi più scomodi da dover pagare al tempo di Gesù era la tassa pro capite imposta dai romani dopo l'occupazione della Palestina nell'anno VI d.C. Ogni abitante della Giudea, della Samaria e dell'Idumea, uomini, donne, liberi e schiavi, dai 12 anni per le donne e dai 14 per gli uomini, fino al limite di 65 anni, ecco, doveva pagare all'imperatore romano un denaro di tributo all'anno, che consisteva nel valore salariale di una giornata di lavoro. Si doveva pagare con un'apposita moneta d'argento coniata dai romani e che al tempo di Gesù portava impressa l'immagine di Tiberio Cesare, imperatore di Roma, dal 14 al 17 dopo Cristo. E in questa moneta, oltre all'immagine del volto dell'imperatore, si poteva leggere la scritta in latino che, tradotta, diceva: Tiberio Cesare, Augusto, figlio del divino Augusto, sommo sacerdote. E qui vediamo come sono andate le cose tra Gesù e i suoi interlocutori, sempre pronti a tramare insidie contro di lui. Cari amici, buon ascolto. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo».
ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». Era saputo che i romani promuovevano il culto dell'imperatore, il quale era equiparato ad una divinità in terra. Per i farisei e i pii giudei, toccare e portare con sé quel denaro di argento, con l'immagine appunto dell'imperatore e la scritta che lo divinizzava, era peccare di idolatria. E quindi i farisei tolleravano a fatica l'occupazione romana e il pagamento del tributo era proprio una costrizione dura da accettare. E quindi, vedete, bastava un'affermazione di Gesù favorevole al pagamento di quella tassa per screditarlo di fronte alla gente che non sopportava fare quel pagamento. Gli erodiani invece erano i fedeli sostenitori del re Erode Antipa. Erano ebrei, però hanno formato il partito degli erodiani, ecco. Il quale, per mantenersi al potere, doveva mettersi a servizio dei dominatori. Eh sì, aiutavano i romani a riscuotere le tasse senza che vi fossero rivolte ed erano fedeli informatori su possibili sovversivi. E quindi è chiaro che bastava un'affermazione di Gesù contro il pagamento di quel tributo per avere un capo di accusa e condannarlo come uno dei vari ribelli al regime dell'impero. L'Evangelista Luca, nel suo Vangelo, ricorda che uno delle false accuse mosse contro Gesù di fronte a Pilato, durante la passione, riguardava proprio questa tassa. Quest'uomo l'abbiamo trovato mentre sobillava la nostra gente, proibiva di pagare i tributi a Cesare ed affermava di essere il Cristo Re. Ecco, questo passo lo possiamo trovare in Luca al capitolo 23, versetto 2b. L'incontro di Gesù con i farisei e con gli erodiani è dunque carico di tensione, nonostante le loro iniziali parole di adorazione rivolte a Gesù rivestite di ipocrisia. E qui una prima considerazione possiamo fare, così, che può avere questo titolo. Ecco, dobbiamo stare attenti all'ipocrisia, segno della malizia del cuore.
Questo è un discorso generale e lo desumiamo anche nel Vangelo di oggi. Ecco, Gesù ovviamente non è stupido e smaschera le loro cattive intenzioni. Era stato elogiato per essere veritiero, insegnare la via di Dio secondo verità e di non avere soggezione di alcuno. Noi abbiamo letto nel Vangelo di Matteo, capitolo 22, versetto 16b. E lo fu innanzitutto avendo il coraggio di rivelare apertamente l'ipocrisia e la malizia del loro cuore. Amici, rimbalza per noi oggi l'invito a esaminare la qualità del nostro rapporto con Gesù. Non parliamo del denaro subito. Dobbiamo esaminarci sulla qualità del nostro rapporto con Gesù. Andiamo in messa, forse tutte le domeniche, preghiamo ogni giorno, facciamolo, continuiamolo. E ecco, ma perché dobbiamo fare questo esame di coscienza? Perché la malizia del cuore può intaccare il cristiano battezzato, cresimato, che ha già ricevuto il dono del corpo e sangue di Cristo, quindi ha già ricevuto tutti i sacramenti dell'iniziazione cristiana, ma vive schiavo, e mi piace sottolineare questa parola, vive schiavo di una religiosità farisaica. Cosa vuol dire religiosità farisaica? Cioè aggrappandosi a principi di fede e di morale, pretendendo di essere giusto con il merito della sua buona volontà e del potere della sua sapienza. E quindi giudicando dall'alto al basso, ecco, agli altri, senza rispetto e senza misericordia. La possiamo constatare facilmente, amici, tutto questo. Ecco, la malizia del cuore può annidarsi anche in quel cristiano che superficialmente conosce Gesù Cristo, ma dentro di sé è complice del sistema, che adora il denaro e confida negli imperatori di turno che oggi sono i detentori del sistema finanziario ed economico, promettenti il falso benessere basato sull'avere, sul piacere illusorio e momentaneo del consumo. Insomma, la vita quotidiana diventa la schiavitù del saziare gli innumerevoli bisogni sollecitati da una società che ha ridotto l'uomo a un misero consumatore inconsapevole del dono delle finanze, le ingiustizie, la corsa agli armamenti, gli investimenti nei giochi finanziari. Quindi ha ridotto l'uomo a un misero consumatore consapevole del dono delle cose che può possedere con la forza travolgente del denaro. Se Gesù Cristo non sta al centro del nostro cuore, perché è occupato dal nostro io o dal Dio denaro, è chiaro che
egli può essere ancora condannato a morire dall'orizzonte della nostra esistenza. E allora, amici, interroghiamo il denaro che possediamo. Poco tanto non c'entra. La richiesta di Gesù di mostrare a lui e ai suoi interlocutori il denaro d'argento del tributo è una mossa di grande sapienza. Fatemi vedere la moneta, dice Gesù ai farisei, perché costringe a fermarsi a riflettere su ciò che succede nella vita, senza lasciarsi dominare dal demonio dell'autosufficienza e dall'idolatria per le cose materiali e per i potenti della terra che si concentra nella avidità del denaro, radice di tutti i mali. Lo dice San Paolo nella prima lettera a Timoteo, capitolo 6, versetto 10. Amici, facciamo anche noi questo gesto di prendere in mano, si tratta proprio di prendere in mano una banconota di valore oppure la nostra carta di credito. Proviamo a farlo. Interroghiamo il denaro o la sua riserva che sta davanti ai nostri occhi. Chiediamogli: che cosa sei per me? Come sei usato nel mondo? Se lo teniamo custodito nel portafoglio, usandolo in fretta nell'ora del comprare, non ci rendiamo conto di quanto sia facile legare il nostro cuore a ciò che non è Dio. Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare. Frase molto nota. Quante volte la si dice, la si pronuncia a proposito o a sproposito? Ma quasi sempre a sproposito. La frase ha un duplice significato, dipendendo dall'uso che se ne fa di quel denaro che si ha davanti agli occhi. È una grazia che ho chiesto fin da giovane prete di essere staccato da questo. Guardate che è veramente essere staccati dal denaro è una grande liberazione, vuol dire vivere nella massima libertà. Scusate la parentesi, ma ci tenevo. Se è destinato questo denaro a mantenere un sistema ingiusto e iniquo di potere e di oppressione, finalizzato a far arricchire soltanto chi sta in alto o ha le redini della politica e dell'economia solo proprio tornaconto, senza la preoccupazione per i più poveri e per una destinazione universale dei beni, allora quel rendere può voler dire prendere le distanze di tutto ciò che appartiene a Cesare. Cesare rappresenta l'uomo potente che pretende di essere Dio e si illude della sua potenza, difensore di un sistema oppressore destinato prima o poi a crollare. È un invito coraggioso alla resistenza pacifica, a non diventare complici di un sistema che finanzia le ingiustizie, la corsa agli armamenti, gli investimenti nei giochi finanziari, giocare in borsa, come si dice, no? È un invito a far buon uso del denaro. Certo, del denaro si ha bisogno. Far buon uso del denaro che si ha,
quello che è frutto del proprio lavoro, del proprio duro lavoro. Tiberio Cesare, imperatore di Roma, al tempo di Gesù, è oggi per noi figura simbolica di chi opprime e vuole dominare su tutti, illudendosi di essere come Dio. Allora, verso questo tipo di governante è giusto prendere le distanze, ma allontanarsi. Ma se il denaro che tu dai per pagare la tassa te lo ritrovi applicato ad un sistema che cerca di garantire a tutti la salute, l'educazione, le infrastrutture, i servizi essenziali per una buona convivenza sociale, nel rispetto degli ultimi, allora quel rendere a Cesare può voler dire contribuire al dono ricevuto. Avete notato la differenza, eh? C'è un altro re oggi presentato dalla parola di Dio. Chi è questo re? È il re di Persia. Il re di Persia, Ciro, esaltato dal profeta Isaia, il secondo Isaia vissuto nell'esilio di Babilonia. L'abbiamo sentito nelle letture della Messa tutto questo. Ebbene, questo re di Persia, Ciro, è oggi per noi figura simbolica di chi governa con giustizia. Rileggete quel passo della Messa di oggi. Ed è magari anche, senza saperlo, un eletto di Dio, come osa ad affermarlo il profeta Isaia al capitolo 45, versetto primo. Per le sue scelte, perché le sue scelte ricadono a favore dei poveri e degli oppressi. Ciro, re di Persia. Notate, sappiamo cosa. Ecco, sconfisse i babilonesi e proclamò un editto che permetteva ai popoli resi schiavi dai caldei di poter ritornare là da dove erano stati deportati. E di fatto contribuì a porre fine all'esilio babilonese del popolo di Israele. Israele era schiavo Babilonia, come sappiamo. Quindi, tra Tiberio Cesare e Ciro c'è una differenza. L'uno si illude di essere Dio, confidando nella forza del sistema iniquo che ha contribuito a costruire per proteggere gli interessi propri dei suoi fedelissimi. L'altro sta al suo giusto posto perché Ciro è Ciro, l'uomo è l'uomo, Dio è Dio. Ciro è semplicemente un re terreno, Dio è più grande di lui e di qualsiasi potente che noi vediamo apparire sulla scena della storia umana. Lo abbiamo ascoltato. Io sono il Signore, non c'è alcun altro, fuori di me non c'è Dio. Sappiano dall'Oriente e dall'Occidente che non c'è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è altri. Isaia, capitolo 45, versetto 5. Rendete a Dio quello che è di Dio. L'uso che tutti noi potenti, governanti e umili cittadini
possiamo fare del denaro dipende dalla comprensione della seconda parte della risposta di Gesù ai farisei e agli erodiani. Rendete a Dio quello che è di Dio. Matteo capitolo 22, versetto 21. B. Se siamo invitati da Cristo, amici, risuscitato, a restituire al Padre ciò che gli appartiene, vuol dire che siamo continuamente circondati dall'evidenza di una eccedenza di dono che riceviamo gratuitamente. Quante cose abbiamo gratuitamente? Perché? È bene ricordarlo di tanto in tanto questo. Tutto è dono del Padre, tutto. La vita, le persone con le quali intessiamo le nostre relazioni quotidiane più significative, la natura, la salute, i beni materiali che possediamo, il lavoro che ci permette una vita buona, anche i soldi che ci siamo guadagnati lavorando però, o che ci sono stati dati come provvidenza. Il rendere a Dio quello che è di Dio non è però una questione di scambio commerciale, come avviene con il sistema fiscale dei tributi da pagare. Tu dai e lo Stato, le istituzioni ti devono garantire i servizi essenziali, certo. Il Padre, in questo caso, il Padre unito al Figlio dello Spirito Santo, quindi tutta la Trinità, ci ha donato tutto fino al punto di donare se stesso per noi, per la nostra salvezza, attraverso il suo Figlio venuto in mezzo a noi, morto e risuscitato, per ristabilire la comunione con Lui e attraverso la forza della nostra corporeità vivente, pensante, cosciente. Di fronte a questa eccedenza di dono, amici, pensiamoci, eccedenza di dono, il Padre ci chiede una cosa, sì. Ci chiede di restituire, come Dio chiede di restituire quello che Lui ci dà. Sì. In un certo senso, ci chiede di restituire, però non a lui, ma al nostro prossimo, con l'operosità della nostra fede, con la fatica della nostra carità e con la fermezza della nostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo. Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 1, versetto 3. Amici, così facendo, l'uso del nostro denaro sarà proprio per la gloria del Padre, cioè solo a servizio dell'uomo.